Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video. Mi sto facendo lentamente strada verso il set di questa mod review. Ci sto mettendo tanto, la neve è davvero molto alta. Ma tra poco partiremo con una nuova mod review davvero incredibile. Ed eccoci qui, siamo arrivati in una zona soleggiata e calda dove potremo finalmente recensire nuovamente la mod della fisica, ovvero la physics mod all'interno di Minecraft. Questa mod l'abbiamo già portata sul canale, ma ha avuto degli aggiornamenti incredibili e non potevo non farvela vedere. Ma che cos'è la mod della fisica? La mod della fisica aggiunge la fisica ai blocchi, ai mob e non solo. Ad esempio, se noi andiamo davanti a questo enorme albero e spacchiamo il tronco, succederà che tutto quanto si spaccherà e cadrà, meno il pezzo che è rimasto appeso all'altro albero. Quindi spacchiamo pure questo e facciamo crollare tutto. Ok, perfetto. Ed è proprio questa la mod della fisica. Questo povero scheletro sta cercando l'ombra dell'albero. Se noi gli togliamo l'albero, inizierà a riprendere fuoco e tutto l'albero è caduto in pezzi che possiamo spostare finché non despawnano. E anche lo scheletro stesso, una volta morto, diventa uno scheletro a pezzi e poi ovviamente scompare. E questa è appunto la mod della fisica, quindi aggiungere una fisica realistica a blocchi, animali, mob, eccetera eccetera. Vi faccio vedere altri esempi molto rapidi, giusto per rispolverare la memoria, ma poi vi lascio ai video precedenti nelle schede per vedere il resto. Possiamo ad esempio togliere questi blocchi e provocare un crollo della parete della grotta. Possiamo far esplodere una TNT e vedere che cosa succede con i blocchi che volano via, quindi tutti i detriti che salteranno in aria. Mettiamo qui la TNT, la lasciamo esplodere e boom! Killare un mob porterà ad avere il suo ragdoll a terra per qualche tempo e se killo me stesso, anche il mio personaggio, come vedete, rimane lì a terra per poi scomparire lentamente. Ma veniamo a noi. Perché sto facendo questo video di nuovo se l'avevo già fatto? Perché ci sono delle novità davvero molto interessanti. Alcune le avrete già notate, altre ve le devo mostrare. È uscita infatti una versione pro di questa mod che purtroppo è a pagamento. Io vi lascerò il download in descrizione della mod normale. Per avere invece la versione pro ho dovuto pagare sul Patreon del creatore della mod in modo da poterla scaricare e quindi ho fatto questo piccolo investimento per il video. Nella versione pro sono state aggiunte le fisiche, la fisica in realtà, di diverse cose all'interno del gioco. Una delle quali sono le piante, per così dire. Quindi come vedete, quando calpesto questi girasoli, loro si piegano, i gambi si piegano e poi tornano normale il mio passaggio. Questo avviene con tutte le piantine alte due blocchi, quindi anche l'erba alta, ma la cosa più figa è che avviene anche con le liane e le alghe. Quindi ad esempio, qui c'è una sorta di oceano, no, probabilmente è un fiume, ma se ci tippiamo nell'oceano possiamo nuotare e spostare le alghe al nostro passaggio. Guardate che casino, si piegano tutte. Non ci passo né attraverso né le distruggo, ma letteralmente si spostano man mano che ci passo attraverso. E poi lentamente tornano in posizione. Essendo sott'acqua ci vuole un po' di più, perché c'è l'acqua ovviamente che le rende più lente. E questa è una gran figata. Un'altra cosa che potreste aver già notato è il fatto che sulla mia schiena è comparso un mantello. Questo mantello fa parte della mod e serve a descrivere la fisica dei tessuti, attenzione, all'interno del gioco. Che cosa vuol dire la fisica dei tessuti? Vuol dire che se noi andiamo a prendere un banner o più banner, ad esempio, e li andiamo a mettere in aria o anche a terra, succedono delle cose. Questi banner sono ovviamente cambiati e possono essere usati per fare degli esperimenti. Allora, ci servirebbe in realtà un mezzo blocco. Ce lo mettiamo tipo qui. Giusto, la fisica. Non posso metterlo in questo modo. Come faccio a mettere il mezzo blocco senza che poi cada tutto? Ok, ce l'ho fatta, perfetto. Come vedete, il vento sta facendo ondeggiare questi tessuti. Ma non solo. Se io passo vicino al tessuto o ai tessuti, succederà questo. Il tessuto viene piegato e si adagia sulla hitbox del personaggio. Guardate che figata. È una roba assurda.
E quindi tu puoi tipo shiftare e passare in mezzo i panni stesi e ottenere l'effetto naturale del passaggio di una persona sotto un drappo, un asciugamano appeso, un lenzuolo. Davvero bellissimo. Quanto utile non lo so perché capiterà poco di usare questa cosa, ma davvero bellissima. Un'altra novità ben più interessante, secondo me, è la fisica dell'acqua. La fisica dell'acqua è attualmente in beta, come in realtà tutta quanta la mod, ma a differenza del resto della mod è in uno stadio, diciamo, molto più arretrato. Abbiamo anche visto, ve la lascerò nelle schede, una mod che cambia l'intera fisica dell'acqua e fa solamente questo, ma all'interno di questa mod pure il programmatore sta provando a cambiare la fisica dell'acqua che, attenzione, non c'entra con il bucket, infatti l'acqua qui è normale, ma per testare questa funzione beta, che è disattivabile logicamente, prendiamo un enchanting table, andiamo a posizionarla e quando la rompiamo si crea l'acqua. Ed è un'acqua un po' viscosa, un po' poco fluida rispetto al normale, ma come vedete, io sto camminando all'interno di un blob d'acqua. È una roba fichissima da fare e ha una fisica tutta sua. È un po' gelatinosa quest'acqua, diciamoci la verità. Però essendo una beta è interessante per giocarci, ma ancora non è pronta per essere implementata davvero. Nel changelog si parla anche di fisica degli oggetti lanciabili, tipo le palle di neve, ma non ho idea di che cosa faccia. Quindi proviamo a lanciarla. Ah, parte proprio la pallina in tridimensioni, che poi quando esplode lascia tutto il pulviscolo. Forse questa cosa l'avevo anche già vista o testata. O forse no, non me la ricordo. Ok, se ne spammi troppe si crea un po' di lag, perché si accumulano tutte queste particelle a terra che poi per fortuna dopo un po' scompaiono. Molto figa questa cosa, devo dire. Cioè, oddio, guardate. Si spacca e si spreada tutto in giro. Ma fare una battaglia di palle di neve così sarebbe divertentissimo. E ciò mi ricorda anche il fatto, questo dovrebbe essere pure nella mod normale, che quindi non la versione pro, che se tu droppi un oggetto, l'oggetto va droppato letteralmente a terra, non fluttua più, ma si adagia a terra e quindi poi lo ritrovi così e lo puoi ovviamente raccogliere. Ma ragazzi, il vero motivo per cui siamo qui l'abbiamo già visto nell'intro. Andiamo su questa montagna dove c'è la neve. La fisica della neve è davvero impressionante. Se noi ci avviciniamo alla montagna, notiamo che pian piano si carica e vediamo che la neve non è più la solita neve di Minecraft, e poi magari andiamo anche in un bioma innevato di nuovo, ma è una neve con una fisica. Questi coniglietti che saltellano in giro stanno lasciando un solco nella neve. Quindi qui ci sono blocchi di neve e vari strati, e noi camminando attraverso andiamo a creare proprio un solco al nostro passaggio. Guardate che roba assurda, possiamo addirittura disegnare con i nostri piedi, con la camminata all'interno della neve. Possiamo lasciare le tracce che poi penso dopo un po' scompaiano, ma per ora sono ancora tutte qui. È una roba davvero fighissima, questa fisica della neve. Ho visto nel tempo un sacco di video dove c'era una neve realistica di questo modo, ma erano tutti video fake fatti in computer grafica, che dovevano rendere l'idea di una cosa del genere nel gioco. E vedere che qualcuno ha fatto davvero una mod che riesce a fare ciò all'interno del gioco è davvero impressionante. Guardate, nella Powder Snow sto praticamente creando una sorta di caverna nella neve camminando. Ovviamente sto morendo di freddo, quindi sarebbe anche il caso di uscire. Però guardate che figata, non sembra neanche di essere in Minecraft. Se combinate questa mod con la mod che toglie i cubi dal gioco, l'effetto potrebbe essere devastante. Ed eccoci in un bioma tutto innevato, ad esempio. Facciamo un po' di test. Che succede se lancio una palla di neve sulla neve? Ovviamente questa si spacca, ma non c'è un'interazione. Si crea questo pulviscolo. Posso poi piazzare uno strato di neve a terra. Ad esempio prendiamo questo, lo mettiamo. Non avevo pensato questa cosa, effettivamente la fisica dei blocchi c'è ancora. Mettiamo semplicemente questo qui, strato di neve, e si crea, oddio, una sorta di palla di neve, ma questa roba è super interessante. Puoi creare un pupazzo di neve praticamente. Cioè, se io facessi una roba così. Ah, eh sì, ovviamente me l'ha tolto. Però io volevo fare in la fisica dei blocchi. Niente, non riesco a piazzare senza che crolli tutto. Fa nulla. Il blocco di neve
invece crea una sorta di, appunto, palla di neve. Puoi creare delle forme davvero interessanti in questo modo. Molto strane, ma volendo lo puoi fare. E la powder snow? La powder snow, ragazzi, funziona come la neve, però ovviamente ci puoi passare attraverso. E camminandoci attraverso viene come consumata, fino a creare un blocco invisibile. Non so se questa cosa si resetti dopo un po', ma diciamo che l'effetto del solco qui è molto più pronunciato. E praticamente scavi la powder snow finché quasi non si toglie, come vedete qui. C'è poco da fare, questa è una mod davvero clamorosa. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Come detto, purtroppo questa versione è a pagamento, quindi non vi posso consigliare di scaricarla, ma almeno ve l'ho potuta mostrare io in un video. Detto questo, ragazzi, per il video è tutto. Ci vediamo domani con un nuovo video e stasera in live alle 20:30. Un saluto da Eren, ciao a tutti!